50 minuti si sono rivelati non meno difficili di quanto immaginassimo. Montegranaro era certamente una squadra coriacea e, come detto fin dalle premesse, avrebbe tentato di sfruttare tutte le occasioni che gli avessimo offerto per cercare di ribaltare un pronostico che sembrava scontato. Come spesso mi sta accadendo in questa stagione, è proprio nei momenti in cui sembra aver maggiori difficoltà che trovano le risorse per giocare grandi partite. E il loro primo tempo di oggi è a testimoniare quanta ancora consistenza, orgoglio e determinazione ci sia per provare a centrare il loro obiettivo di stagione, che è altrettanto importante quanto il nostro. E ad oggi il nostro percorso prevede che cerchiamo di mantenere salda questa prima posizione nella stagione regolare. Ed ovvio che questo turno che si chiude stasera per noi è un turno significativo, perché ci permette di guadagnare un'ulteriore vittoria rispetto alle più dirette inseguitrici. Dobbiamo mantenere questo trend, consapevoli che ci sono delle difficoltà a gestire le risorse fisiche e mentali con gare così ravvicinate di questa importanza e di questa intensità. Niente, adesso parlando di questi 40 minuti dal punto di vista tecnico, abbiamo decisamente sofferto l'aver di Montegranaro nei primi 20 minuti, soprattutto faticando a contenere in uno contro uno le loro iniziative. Molto meglio, molto più compatta la difesa nel secondo tempo e soprattutto siamo riusciti a controllare bene il rimbalzo tranne qualche frangente. Come ci eravamo riproposti, era importante anche il contributo serve, è stato importante anche il contributo delle guardie, non soltanto dei lunghi, considerato il fatto che spesse volte i lunghi di Montegranaro tendono a giocare perimetralmente, e al di là delle cifre dello score realizzativo di Gentile, penso che i suoi 10 rimbalzi siano la testimonianza di come servisse da parte di tutti questo contributo per riuscire a portare a casa una vittoria che sembrava scontata soltanto al pronostico di chi non conosce esattamente il campionato, che chi non conosce le dinamiche che possono esserci soprattutto in questo momento di stagione. E quando hai di fronte una squadra orgogliosa, determinata, come si sta rivelando Montegranaro anche in questo campionato.